Fine gara Claudio Mantarro, una partita che al di là dell'aspetto tecnico aveva un peso soprattutto a livello di pressione, perché si era reduci dalla prima sconfitta stagionale, quindi non si sapeva come questa squadra avrebbe reagito. Il primo set si è sentito un pochettino, secondo e terzo set abbiamo rivisto la squadra di sempre, una squadra trita sassi. Sì, effettivamente è stata una partita particolare, no? Si può dire tranquillamente, sia perché venivamo dalla sconfitta con la Pallavolo Sicilia, che puoi dire quello che vuoi, che ci può stare, che abbiamo giocato contro la seconda, però sono quelle partite che ti possono lasciare qualcosa di scoria addosso. Un po' sicuramente c'era. Queste scorie più una settimana dove due titolari le hai recuperate, ma credo che in palestra non le hai viste completamente, quindi è stata una settimana molto difficile, quindi ci si presentava con un po' di ansia a questa partita. Stavo appunto per dire questo, è stata particolare per questi due motivi. L'ansia, insomma, diciamo, di quello che è stato la partita precedente, e la preparazione di questa partita che è stata un po' particolare, dove ci siamo dovuti allenare spesso e volentieri in pochi. Due delle nostre atlete non si potevano allenare, e come dire, c'era anche dubbio di poterle recuperare per questo sabato. E a tal proposito vorrei ringraziare lo staff medico, che è stato straordinario in questo caso. Sì, sicuramente hanno fatto gli straordinari giorno e notte. Dobbiamo ringraziare pure qualche infermiera che si è immolata a qualche prestazione. Qui il telecamera venne ride, forse lui la conosce. Beh, probabilmente. Infatti si comincia a muovere la telecamera. No, appunto, effettivamente sì. E ringraziare le due ragazze che hanno, come dire, dimostrato un grande attaccamento alla maglia, e sicuramente si sono immolate a rischio anche di avere delle conseguenze personali. È vero. Però in campo non l'hanno dato nessuno. Chi non lo sapeva sicuramente non lo poteva notare. È vero, è vero. E appunto per questo vorrei ringraziare le due ragazze. Vorrei anche ringraziare la squadra, perché effettivamente hanno voluto compensare tutto quello che erano le nostre difficoltà con qualcosa in più. Ognuno ha dato un qualcosina in più per poter compensare queste nostre difficoltà. E appunto queste difficoltà non si sono viste, tranne il primo set. Ma il primo set il pallone era molto pesante, poi nel secondo e terzo set la squadra, insomma, non c'è stata partita, abbiamo giocato molto bene in servizio, sicuramente migliorando il servizio è cambiato anche il volto dell'incontro. Sì, abbiamo giocato nel secondo e terzo set in modo molto più sciolto, si vedeva. Nel primo eravamo contratte, sì. Si notava sta cosa, dai. Claudio, faccio la stessa domanda con cui ho concluso con Verdiana Saporito. Più 6 in classifica, una partita in meno da giocare, si comincia a pensare sempre di più a quella chimera che prima era una chimera, poi è diventato un sogno, adesso è una cosa che la stiamo quasi per toccare. Ma di questa cosa noi ci pensiamo, cioè non è che ci deve essere paura a dire questa cosa, perché non c'è niente di particolare. Noi diciamo la B1, la B1. Cioè, non ci spaventiamo di questa cosa, di dire che noi stiamo lottando per la B1, perché dalla fine del girone di andata, dove abbiamo chiuso imbattuti, che noi pensiamo a questo. Non c'è niente da male, l'unica cosa è mantenere la concentrazione, le nostre intenzioni sul lavoro della settimana. Tutto qua. Se facciamo questo, non credo che non possiamo non ottenere questo obiettivo. Ecco, mancano 4 partite al termine. Qual è quella che temi di più? Quella che temo di più è il cuore, perché è una squadra ben organizzata. Fra tutte è quella che a livello di amalgama, di completezza di roster, sicuramente è completa in quasi tutti i reparti. No, lavorano bene su quello che è, come dire, forse la squadra, scusa se ti interrompo, che forse ci ha messo più in difficoltà di tutte. Noi abbiamo anche avuto problemi a Santo Stefano. Secondo me più problemi per problemi, no, cioè più questione nostra. Invece il cuore ci ha messo proprio loro difficoltà a noi. Poi ne siamo usciti e penso che sia la squadra molto quadrata, dove è difficile fargli punto.
è difficile fargli punto e riescono sempre in qualunque situazione, in qualunque situazione di punteggio, a restare attaccati alla partita. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.